consente di trovare la posizione di corpo in un istante qualunque, basterà sommare alla posizione iniziale il prodotto della velocità iniziale più il tempo, per il tempo trascorso dall'avvio, più un mezzo dell'accelerazione per lo stesso tempo elevato al quadrato. Se facciamo partire il corpo dalla posizione 0, la posizione iniziale sarà nulla. Se il corpo parte da fermo, sarà nulla la velocità iniziale e la formula si semplifica in questo modo. La posizione in un istante di tempo del corpo sarà data dalla metà dell'accelerazione che è costante per il tempo dall'avvio elevato al quadrato. Se l'accelerazione adesso è la nostra incognita, potremmo ricavarla dalla formula inversa. Dobbiamo fare il doppio dello spazio percorso dal corpo diviso il relativo tempo elevato al quadrato. Vogliamo utilizzare questa formula per misurare l'accelerazione di gravità. Ovviamente questa formula è utilizzabile solo se il moto è uniformemente accelerato e questo non lo abbiamo ancora dimostrato. Andremo comunque ad utilizzare questa formula simulando la misura dell'accelerazione di gravità, però lo faremo per due tratti di diversa lunghezza. Perché? Perché in nessun caso l'accelerazione verrebbe uguale se questa formula non valesse, se il moto non fosse uniformemente accelerato. Quindi, se per tratti di diversa lunghezza otterremo lo stesso valore dell'accelerazione, sarà una dimostrazione indiretta del fatto che il moto di caduta libera è un moto uniformemente accelerato. Attenzione! L'accelerazione di gravità, che in realtà dovremmo indicare con la lettera G, se il moto non è un qualunque moto uniformemente accelerato, ma è il moto di caduta libera, al posto dell'accelerazione ci mettiamo la G minuscola, quella che indica l'accelerazione di gravità. Ma dobbiamo aspettarci 9,81 o 9,8? Facciamo queste considerazioni. Intanto, per misurare per davvero l'accelerazione di gravità in questo laboratorio, occorrerebbe fare questo esperimento sotto una campana di vetro dalla quale fosse stata estratta l'aria, perché sappiamo che pur poco la presenza dell'aria influisce sul moto di caduta dei corpi. Poi non siamo a livello del mare, perché il 9,81 è un valore medio misurato a livello del mare. Noi siamo però solo a qualche decina di metri d'altezza da livello del mare. Ma ho detto valore medio perché in realtà nei vari punti della Terra a livello del mare l'accelerazione di gravità oscilla di molto poco intorno al valore 9,81 e questo dipende da due fattori. Il primo, meno rilevante, dipende dal fatto che la Terra non è perfettamente sferica. Quindi a Singapore si può essere distanti dal centro della Terra una quantità leggermente diversa dal polo nord, dal polo sud, dall'equatore e da Brindisi. Il secondo fattore, quello più rilevante, è legato al fatto che la densità della crosta terrestre non è uniforme nei vari punti della Terra. Cambia leggermente e questo sì che influenza il valore dell'accelerazione di gravità. Quindi il 9,81 è un valore medio. Andiamo a vedere quello che misuriamo in questo laboratorio. Probabilmente dovremo aspettarci, per l'influenza dell'aria, per il fatto di non essere meno del mare, probabilmente qualcosina in meno di 9,8. Ma andiamo a vedere. Questa distanza è già stata misurata. La distanza tra cosa? L'apparato consiste in un elettromagnete che tratterrà una pallina di metallo e ad una distanza misurata, in questo caso di un metro, c'è una bandierina orizzontale che, appena toccata, stacca un contatto elettrico. Allora l'apparato funziona così: nel momento in cui premeremo il tasto si interromperà la corrente dell'elettromagnete, quindi la pallina comincerà a cadere, e nello stesso istante all'interno questo apparato misurerà il tempo di percorrenza che passa tra questa posizione e il colpire la bandierina. Allora proviamo
elementare che mostri il numero 1 per leggere il tempo. Ecco, il tempo è 453, cioè 0,453 secondi. Vediamo cosa otteniamo. Il doppio dello spazio, 1,32, diviso 0,453 elevato al quadrato, che fa 9,74. 74 e 6, quindi 9,75. Il primo valore misurato dell'accelerazione di gravità è 9,75 metri al secondo quadro. Rifacciamo, in realtà questa misura andrebbe fatta più volte e poi andrebbe calcolato il valore medio per avere una maggiore attendibilità. Noi facciamo un'altra volta. Accendiamo l'elettromagnete, è zero, quindi posso partire. Eccoci qua, aspettiamo il numero 1 e il tempo misurato questa volta. 452,8. 452 millesimi e 8 addirittura decimillesimi. Quindi 2 metri diviso 0,452,8 al quadrato, che fa 9,75,4, quindi siamo ancora lì a 9,75 metri al secondo quadro. Ora vogliamo fare però quell'altro lavoro, cioè cambiare la distanza, rimisurare l'accelerazione di gravità per vedere se viene lo stesso valore. Così avremo anche dimostrato il moto uniformemente accelerato, il moto di caduta libera come moto uniformemente accelerato. Mi aiuta il solito professor Fina. Dobbiamo spostare l'apparecchiatura avvicinandola ad una distanza di mezzo metro. 50 euro. Se io vado a stringere, no. Posso. Ecco, 50 centimetri, esatto. Allora verifichiamo la verticalità per capire se la pallina colpisce o no la pallina. Ci avviamo in semplice tempo, sì, ci siamo. Possiamo ripetere la misura per una caduta di mezzo metro quando prima era di un metro. Vaschetta, aspettiamo lo zero e prova 1. Il tempo è 319,9. Il doppio dello spazio stavolta è un metro, 0,5 per 2 è un metro, quindi 1 diviso, mantenere il tempo 300. 0,319,9 al quadrato, che fa 9,77. 9,77 metri al secondo quadro, praticamente uguale. Se praticamente non ti convince, rifacciamo un'ultima volta la misura. Accendiamo l'elettromagnete e poi lo spegniamo. Uno, diviso, eccolo qua, 0,321 al quadrato, che fa 97,59. Quindi vedete, 97,59, diciamo 97. 9,76 metri al secondo quadro. Bene, tenendo conto della sensibilità degli strumenti e del fatto che stiamo ripetendo più volte l'esperimento e che errori accidentali possono influire tra una volta e l'altra, possiamo abbondantemente e tranquillamente dire che il valore dell'accelerazione di gravità risulta in questo laboratorio sempre uguale intorno ai 9,75-9,76 metri al secondo quadrato. Quindi abbiamo misurato l'accelerazione di gravità
e abbiamo direttamente dimostrato che il moto è un moto davvero uniformemente accelerato.